Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Onorevole Scuvera, buongiorno. Che significato ha per il Partito Democratico questa sentenza del TAR e il ritorno alle urne per un nuovo ballottaggio? Beh, intanto la legalità è ripristinata, noi abbiamo sempre nutrito fiducia nella magistratura e adesso si va avanti. Sicuramente il centrosinistra affronta e il Partito Democratico questa vicenda a testa alta, con il suo progetto aperto e civico e con una proposta concreta per la città. Niente più ieri ha chiesto il festival, la riapertura del teatro sociale e preoccupazione per la prossima fiera dell'Ascensione. Sono alcuni dei messaggi quasi allarmistici, direi, lanciati dal centrodestra. Cosa ne pensa? Ma io penso che siano dei messaggi assolutamente sbagliati, perché penso che i cittadini vogliano delle elezioni regolari e il fatto che siano state elette le persone giuste, per cui ritengo che sia un messaggio sbagliato e ritengo invece che bisognerebbe concentrarsi sulle questioni serie, i problemi seri della cittadinanza. Ecco, a proposito di legalità, in questi giorni anche a livello regionale si parla molto di legalità. Qual è la sua posizione in merito a quanto sta accadendo in Regione Lombardia? Io credo che Maroni si dovrebbe dimettere e che dovrebbe trarre le conseguenze dalla gravissima situazione che si è venuta a creare e che in questi giorni sta accertando la magistratura. Io non credo che il centrodestra si sconfigga in via giudiziaria, penso che il centrosinistra possa riconquistare la regione con la sua idea di Lombardia, sicuramente molto più competitiva di quella della Lega. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.